quello lo ascolto molto. Se ero il migliore ascoltatore di me stesso, probabilmente mi bastavano due o tre volte. Invece ho bisogno di ascoltarmi molto. L'idea di che quando fai quando sto registrando i miei brani, vengono fuori molto velocemente, li registro molto velocemente, quindi non so esattamente cosa sta succedendo, quindi ho bisogno poi di riascoltarli e capire dove sono. È come fossero una mappa dove poi li rileggi e ti rivedi. Beh, il cervello proprio non lo sento, per cui non sentirlo non può essere in fuga. Sono più decisioni legate alla vita in generale. Ma sì, non c'è nulla di essere in fuga da nulla, cioè semplicemente che siamo nati qui, sono nato qui, è un posto fantastico, ma c'è così tanto da scoprire, non mi viene naturale farmi domande, mi viene naturale sporgere la testa fuori, poi le cose succedono e uno non torna più. Che domanda, questa è una domanda fantastica. No, l'idea della zattera è anche questa idea della direzione, ma è l'ultima cosa che mi interessa, è proprio la direzione, come fosse un'avventura. È più che altro l'idea di navigare su qualcosa che ti tiene a galla, e c'è questa idea di avventura continua, di non sapere dove andrà a finire. Non so il più strano che ho mai passato, però probabilmente quello che mi ricordo di più è a New York. Quando stavo registrando l'album c'è stato un uragano, non mi ricordo come si chiamava, ci hanno chiesto a tutti gli abitanti di New York: statevene a casa, non uscite, è la fine del mondo. Quindi sono tutti andati a fare le provviste, a prendere l'acqua, mettere i pezzi di legno sulle finestre per non farle, tutte cose del genere. Quindi sembrava c'era questa atmosfera d'apocalisse. Però in realtà mi sembrava a me tutti divertiti un pochino questa cosa. E io mi ricordo di aver passato questo weekend a casa aspettando questo ciclone, questo uragano, a casa con del buon vino, ascoltando della musica, aspettando praticamente la fine del mondo nella mia testa, invece che ovviamente non è avvenuta, è stato uno dei più bei weekend. Verticale. Neanche sapevo che c'è una pagina Wikipedia su di me. Non ho idea, non so chi è, ma chi è questo Wikipedia? Se una persona che si mette a fare lì le pagine di tutti, non lo so. Non so perché non c'è in italiano. No, lo so, cioè quando sono cresciuto erano negli anni 80, per cui, sai, non sono influenze che uno sceglie. Sei nato lì, cioè delle cose le hai assorbite, fanno parte di te, è inutile nasconderle, per cui... Che ne so cos'è più brutto, mi sembra tutto brutto negli anni 80, però poi alla fine mi hanno, in una certa maniera, li ho assorbiti, per cui poi riescono fuori, per cui non lo so, non ti saprei rispondere. Ma i pedalini inseriti sono le città, quindi New York è un pedale, un enorme riverbero, le strade sono così grandi, i suoni proprio viaggiano da una parte all'altra, c'è questo costante humming, c'è questo costante suono di sottofondo. Ogni città ha il suo effetto, secondo me, per cui ecco, vedo le città come fossero dei pedali. Ho dei sogni vividi, non si ripetono mai, quando si ripetono è perché sto male, perché magari ho la febbre o sono queste cose che rivivi in questa sorta di loop continuo, però ho dei sogni molto vividi di cose assurde che non hanno alcun senso, per cui non saprei da dove iniziare. Cosa mi porterei? Una bella bottiglia di grappa. Molto minimale, non c'è molto. Il materasso è direttamente sul pavimento, non c'è struttura. Poi c'è un bellissimo divano giallo, tipo anni 50. E poi ci sono due mappe del mondo. No, una è una mappa del mondo gigante e l'altra è la mappa dell'America, perché sto cercando di impararmi tutti gli stati e tutto il resto. E poi c'è un giradischi. Guarda, questo disco l'ho registrato in un basement, era un sotterrato di una casa, dove appunto potevo usare dei volumi più alti che in un basement, che in una stanza. Probabilmente mi piacerebbe farlo in una... Come si dice in italiano? Cavolo, sto peggiorando. Lighthouse, come si dice? Lighthouse. Un faro. Esatto. Un bel faro, sai, di questi che stanno alle coste?
è a questa struttura alta, per cui immagino tutti i microfoni che pendono da sopra. Ma non dovrei dirle queste cose, le devo fare. Poche cose, cioè cerco di... L'idea che mi piace della valigia è che mi piace l'idea di che questa valigia è piccola, per cui proprio porti l'indispensabile. Nel mio caso ci sono due libri che ancora non ho letto, una su interviste su Duchamp e l'altro Poetica dello spazio. E vestiti, uno spazzolino, un Walkman. Però ecco, l'idea secondo me è... Mi piace questa idea di un piccolo spazio dove metti tutto, come fosse una sorta di cervello. Questa valigia è una sorta di cervello, cioè che ci metti quello che veramente serve. Non lo so, perché hai detto Tarkovsky, subito mi è venuta un'immagine di Tarkovsky, di Mirror, quando c'è quel bambino con la mamma e questa casa va in fiamme, ma solo perché hai detto il e poi domani suonerò a Roma, per cui ho un sacco di ricordi lì. Sono nato a Roma, per cui mi fa anche strano domani suonare a Roma. Quindi un sacco di passeggiate fatte lì, ecco, forse questo adesso non ricordo. Io che cammino per le strade di Roma, che poi è una delle cose più belle da fare a Roma è camminare. Sai, sono i più strani, sono quelli che non conosci, per cui non potrei dirtelo adesso, dovremmo camminare per la strada e dire ah, eccolo, voglio campionarlo. Quindi non lo so, però ecco, le cose strane, diciamo, sono quelle che non ti aspetti. Per cui è impossibile poi descriverla così. La nascita. Questa sarebbe una figata, rinascere, diciamo, però con la testa di adesso. Ma forse lo... non lo so, però... forse quello sì. Ripeti.